Il 15 luglio scorso è stata promulgata una delibera regionale a firma del presidente Marsilio, in cui si dava mandato ai propri uffici di riprogrammare le risorse finanziarie. Ebbene, questi fondi, non ancora rendicontati, sono stati riadattati e riorganizzati contro l'emergenza Covid, quindi sanità, scuola, lavoro e per le imprese, appoggio per le imprese, tutte cose sacrosante. Però è anche vero che in questa riprogrammazione la Regione Abruzzo ha cancellato con un colpo di spugna ben 12 milioni di euro che erano state deliberate dal Master Plan Abruzzo per la costruzione della funicolare che avrebbe dovuto mettere in collegamento il campus universitario con l'ospedale clinicizzato e il centro storico di Chieti, per non parlare dei 30 milioni di euro che la Regione ha tolto all'ospedale clinicizzato di Chieti. Di fronte a tutto questo io mi chiedo come possa il mio competitor, l'ottimo dottor Di Stefano, a parlare con nonchalance di milioni di euro che lui addirittura prima di diventare sindaco riuscirebbe a far arrivare a Chieti, 6 milioni addirittura di fondi comunitari, milioni di euro che molto probabilmente la Regione potrebbe distrarre dalla contabilità per mortificare ulteriormente la nostra città ed il nostro territorio.